Ma partiamo da una considerazione che è stata fatta proprio su questo. Intanto S&P 500 regia, perché è l'argomento centrale del nostro approfondimento, è ufficialmente entrato nel mercato orso, in un bear market, ossia, lo ricordiamo, una fase, contraddistinta da una progressiva diminuzione dei prezzi degli asset finanziari e quindi da aspettative pessimistiche. L'S&P 500 perché sarebbe entrato in questo mercato orso? Perché è in calo del 20% dal record raggiunto il 3 gennaio del 2022 e questa soglia è generalmente associata proprio a un ingresso nel mercato orso. È così, Sergio, partiamo da qui, poi andiamo a vedere quali sono stati i precedenti bear market per l'S&P 500, perché è importante sottolinearlo, perché come abbiamo detto è il faro dei mercati azionari, quindi è lì che i mercati guardano l'S&P 500. Prego, Sergio. Sì, chiaro Manuela, e giustamente come tu dici, tradizionalmente si definisce questa soglia del 20% come una soglia entro la quale il mercato entra in un mercato orso, bear market, quindi un mercato che potrebbe prolungarsi nel tempo. Attenzione però, perché non sempre questo poi ha dato adito ad una prolungata fase di bear market, dipende, quindi ci sono situazioni, per esempio, nelle ultime due crisi importanti precedenti che abbiamo vissuto, a parte quella del Covid, che è stata molto veloce nel suo ribasso, ma quella la crisi del 2008 e la crisi del 2000, che sono entrati veramente un bear market prolungato oltre il 20%. Altre situazioni però sono state ben più ristrette, si sono, come dire, limitate a percentuali non molto oltre a questo 20%. Quindi non significa per forza che questo poi possa provocare ulteriori cadute importanti del mercato. Per ora la tendenza porta a dire questo, ma non è detto che questo possa succedere. Ecco, infatti i mercati ribassisti, cioè i mercati orso, possono essere ciclici, quello che stavi dicendo tu, oppure a lungo termine. Effettivamente quello che si è verificato con lo scoppio della pandemia è stato più ridotto, invece abbiamo quello, diciamo, della crisi finanziaria 2007-2009 che è durato per circa 17 mesi, quindi diciamo che hanno portata diversa poi, no? Queste fasi di mercato ribassista, di Sì, mercato orso. per definirlo, così si capisce un po' meglio, per esempio nella pandemia non è stato dettato da un rallentamento dei consumi d'emblée, ma un shock esterno è arrivato, bloccato i consumi che poi piano piano sono comunque ripartiti verso una normalità. In quel caso invece subentrano proprio delle condizioni tecnico-economiche che fa sì che rallentino i consumi e quindi effettivamente il mercato deve riprezzarsi, anche il mercato azionario con le quotazioni che ci sono, alla nuova realtà che sta arrivando a livello economico, quindi si entra anche in una fase poi di recessione. Sì. A livello tecnico subentrano due rilevazioni PIL negative, quindi prolungate, quindi questa fase prolungata dipende proprio anche dall'effetto di un rallentamento dei consumi a livello mondiale Esatto. dettato da vari motivi. Esatto. Potrebbe, ecco, come potrebbe succedere in questa fase, visto che l'inflazione è un elemento così elevata, è un elemento di freno dei Infatti, gli Stati consumi. Uniti stanno affrontando queste grandi pressioni inflazionistiche che poi sono aggravate anche da quello che sta succedendo appunto nel conflitto Russia-Ucraina. Mentre tu, Sergio, cominci a prendere il grafico dell'S&P 500, io do qualche notizia storica, per così dire. Dal 1929 l'S&P 500 è entrato in un mercato ribassista 17 volte, incluso quello iniziato in queste ore, appunto. Questo è secondo i dati di CFRA Research, per dare la fonte. Il periodo più lungo è durato 998 giorni, da settembre 1929 a giugno 1932, mentre il mercato ribassista più lungo in tempi recenti è stato di 929 giorni, da marzo 2000 a ottobre 2002. Il periodo più breve, che è durato 33 giorni, è stato l'ultimo che si è verificato, dal 19 febbraio 2020 al 23 marzo 2020. In media i mercati ribassisti provocano un calo di circa il 38%, sebbene dal 1946 la perdita media sia inferiore al 33%, e poi con il passare dei decenni sono anche diventati meno frequenti. Allora andiamo a vedere quello attuale, cosa sta succedendo sull'S&P 500, Sergio. Sì, andiamo a vedere le ultime notizie grafiche, diciamo così, degli ultimi giorni. Cosa sta succedendo? Quindi un mercato che ha testato i minimi,
venerdì li stava, nella giornata di venerdì li stava rompendo verso il basso, poi nell'ultima mezz'ora, come spesso succede sul mercato americano, io dico arriva la cavalleria a difendere il fortino e sono ritornati gli acquisti per far riportare il mercato S&P 500 sopra un supporto, l'ultimo supporto importante in area 3859. Questo potrebbe voler dire che comunque i compratori provano, tra virgolette, a comprare i supporti, quindi i prezzi relativamente bassi che troviamo ora sullo Standard & Poor's 500, e questa modalità di azione può provocare o può portare a dei rimbalzi tecnici del mercato, che attenzione, non sono da confondere con inversione di tendenza rialza del mercato, che rimane per ora a ribasso. Lo vediamo chiaramente perché se noi andiamo a congiungere con questa linea che tecnicamente si chiama trend line ribassista i massimi dello Standard & Poor's 500, vedete che sono perfettamente allineati, peraltro ci troviamo a un trend che scende regolarmente, per cui siamo sotto anche a due medie mobili di prezzi a 50 e a 200 giorni, che sono molto più alti dei prezzi attuali, per cui è un mercato per ora indiscutibilmente ribassista, che sta provando di volta in volta a testare dei minimi o dei supporti o dei livelli di prezzo da cui provare intanto a ripartire con rimbalzo, e se poi sarà la volta buona, tra virgolette, si potrà notare un'inversione di tendenza, ma non è quello che stiamo vedendo adesso, e credo che ci vorrà un po' di tempo per vedere un rimbalzo più duraturo che poi possa trasformarsi in una nuova tendenza rialzista del mercato azionario Standard & Poor's 500. Per cui in questa fase direi a grandi linee, per chi ha asset di lungo termine evidentemente li mantenga, per chi invece fa un po' di speculazione di breve, di ridurre quella che è l'operatività a size, okay, come dico io, a contratti molto piccoli, e più che altro, se avete la possibilità e tempo, di utilizzare un po' di trading stretto piuttosto che operazioni di lungo periodo, perché il mercato tende a fare piccoli rimbalzi e poi torna di nuovo a scendere. Questa è la tendenza finché non cambia.